What's up ragazzi, sono Amber di Dragon Stay, benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente ragazzi, oggi ho deciso di rispondere alle vostre domande finalmente dopo 2 settimane. Le domande che mi avete fatto nel video vlog pre-vlog. E quindi ragazzi, oggi vado a rispondere alle vostre domande. Non le ho lette chiaramente, quindi adesso ho fatto gli screenshot di tutti i commenti. Quindi adesso aprirò gli screen e andrò a leggere una ad una le domande che mi avete fatto. Ovviamente non le farò tutte quante, sono un bel po'. E vi ringrazio a tutti per aver commentato sotto al video. Quindi ragazzi, prenderò un po' a caso. Quindi iniziamo con la prima domanda che ce la fa RS Luca. Fuck, segui su Real Power, Stepney, Vegas, Anima, Joker e tutti gli altri? Vorresti un giorno diventare come loro o incontrarli e farci un video? Grande Hammer. Allora, no ragazzi, io non seguo nessuno di loro. Anche perché a me non interessa moltissimo Minecraft oppure giochi per console. È chiaro che un giorno tutti vorrebbero diventare come loro, ovviamente serve del tempo e serve comunque fatica per portarsi a un livello come quello che hanno loro. Ho comunque il piacere ragazzi di seguire un youtuber italiano noto che è Vrente, che secondo me è un ragazzo molto valido. Ho avuto modo di conoscerlo giorni fa, ho seguito qualche video di Clash of Clans sul suo canale e vi annuncio già adesso ragazzi che Vrente sarà partner ufficiale dell'iniziativa Dragon Stake e di questo comunque ne parleremo nei prossimi giorni. Brian scrive: quando hai iniziato a giocare a Clash of Clans? La tua truppa preferita? Come mai hai aperto Dragon Stake e con chi vorresti in futuro collaborare? Bella! Allora Brian, ho iniziato a giocare a Clash of Clans dall'ottobre, quindi Halloween del 2013. La mia truppa preferita è decisamente la mongolfiera livello 6. Perché ho aperto Dragon Stake? È un po' una domanda troppo generica, nel senso che ho deciso di aprire il canale chiamandolo appunto Dragon Stake, facendo solo mobile gaming per far vedere, insomma, per fare diversamente da tutta la gente che fa sempre console su YouTube, che tratta giochi per console pure per PC. Io ho deciso di fare invece un nuovo canale rivoluzionario facendo solamente mobile gaming, anche perché la console non ce l'ho, c'ho la PS1. Con chi vorrei collaborare? Diciamo che vorrei collaborare chiaramente con persone che trattano appunto lo stesso argomento che tratto io, appunto i giochi mobile. Potrebbe essere una cosa divertente fare dei video assieme, eccetera eccetera. Con chi ragazzi proprio di preciso non ve lo so dire, però come vi ho detto prima all'inizio del video, avrò il piacere di fare qualcosa assieme a Vrent. Gianniciano scrive: come ti è venuta in mente questa idea di aprire un canale? È la tua prima esperienza? Ciao Gianni, allora mi è venuta l'idea di aprire un canale YouTube dopo che ho trattato per diciamo anni. Ho sempre lavorato sul web facendo dei siti, dei forum, trattanti giochi o altro. Ho anche ad esempio dei blog su internet, per passare poi finalmente al mondo di YouTube. Mi garbava l'idea insomma di mostrare i miei video, di fare dei video e di mostrarli a tutto il mondo, ecco. Apple Dykes chiede: come procede la tua community? Allora ragazzi, la community sta andando bene, nel senso che chiaramente non ci sono moltissimi video autore, perché ne riceviamo tantissimi che però non guardano neanche i requisiti, quindi vengono rifiutati. E purtroppo ne abbiamo rifiutati moltissimi. Io assieme a Simone, Castel Crash Italia e iRed, noi siamo sempre aperti ragazzi per ricevere i vostri video, basta che comunque seguiate i requisiti. Come detto prima ragazzi, tra poco ci sarà anche Vrente, quindi grazie a Vrente avremo anche, speriamo, un traffico più ampio di video autori. Per il momento ragazzi direi che la community comunque sta andando bene, nel senso che non è una cosa che si fa in 2 settimane, 3, ma ragazzi ci vogliono mesi e mesi. Per chi sa cosa significa portare avanti un progetto serio comunque capisce che il tempo è la prima cosa di cui si ha bisogno. Quello che sto cercando di fare ragazzi è una cosa più che professionale e sempre organizzata al 100%. E ringrazio chiaramente tutti i promotori che trovate sul sito dell'iniziativa. Semandas YouTube scrive: quanti anni hai e da quale origine provieni? Bella bro. Ciao Semandas, allora io ho 23 anni, sono universitario qui a Milano. Sono nato in Italia però sono di origine egiziana, quindi ragazzi sono italo-egiziano. Mirko Selmi scrive: il futuro di Clash of Clans? Hai una console? Il tuo gioco preferito? Sei un mito. Ciao Mirko, allora il futuro di Clash of Clans, secondo me tra 2 annetti Clash of Clans inizierà un po' a calare, nonostante comunque facciano sempre aggiornamenti più belli, però secondo me però ci sarà qualche gioco che lo supererà. No Mirko, non ho console, c'ho la PlayStation 1 vecchissima, non so neanche dove sia. Se ho un gioco preferito, sì, posso dire che per il momento sì, non è Clash of Clans, ovviamente su mobile gaming, ma come gioco preferito per il momento ragazzi è Plunder Pirates, un nuovo gioco di strategia 3D simile a Clash of Clans che ho trattato negli ultimi 2 video scorsi.
Marco Mancin scrive: farai altri gameplay su altri giochi tipo Clash, Heroes Sky, eccetera? Bella Hammer continua così. Certo che sì, Marco, ovviamente farò altri gameplay di altri giochi. Poi, vabbè, nel corso dei mesi successivi ovviamente usciranno dei nuovi giochi, sia giochi simili a Clash of Clans, sia di altro tipo, ad esempio di macchine, eccetera, eccetera. E chiaramente, se lo ritengo comunque valido, ci farò chiaramente dei gameplay sul canale. Bene ragazzi, per questo vlog risposta è tutto. Mi raccomando, ne farò un altro nelle prossime settimane, penso tra 2 settimane. Quindi ragazzi, lasciatemi qui sotto un commento con l'hashtag FAQ e lasciate la vostra domanda. Finalmente ragazzi, stiamo per raggiungere 4.000 iscritti, sono contentissimo e soprattutto grazie a tutti voi. Se non siete iscritti ragazzi, vi ricordo di iscrivervi subito perché ci saranno nuove novità sul canale. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.